Buon pomeriggio a tutti ragazzi, o buonasera, come preferite. E, abbiamo una nuova ospite chiamata per supportarmi oggi, una nuova grande ospite. Ecco, saliamo in Serie A con Alessandra Nencioni. Eccola qui, Alessandra, ti presento subito così, senza dire un granché, però diciamo, lo svilupperemo in seguito. Intanto, ecco, buonasera a te. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui, perché effettivamente è capitato che diversi mi hanno dovuto sopportare in questo spazio. Vediamo se toccherà anche a te o ti divertirai magari un po' di più. Vediamo, lo scopriremo. Vabbè, Comunque, facciamo il sondaggio. va bene, alla fine facciamo un sondaggio. Non qui perché i miei piccoli mezzi non me lo permettono. Poi quando diventeremo grandi e vaccinati, che è proprio il caso di dire in questo periodo. Mi auguro a breve a questo punto e lo potremo fare. Quindi tu sei centrocampista o attaccante del Napoli attualmente, giusto? Sono rimasto qua io. No, sei rimasto male, sono centrocampista senza attaccante. Qualcuno, perché io ho letto qualche accio. Sì, mi hanno fatto giocare una specie di prima punta falso 9, però non è proprio nelle mie corde. Sono nata come trequartista. Negli anni ho fatto di tutto a centrocampo, quindi nella mezzala o come l'ultimo anno a Napoli, gli ultimi anni a Napoli, il regista, diciamo, davanti alla difesa, però attaccante no, grazie. No, lo sai, devo dirti la verità, avendoti vista più che altro quest'anno e hai giocato non tantissimissimo, ho detto, vedi un po', magari adesso faccio qualche figura, che ho fatto lo stesso, perché hai visto, ci sono caduto lo stesso. E diciamo che tu, diciamo, non mi sembri napoletana, ecco. Non sono molto sagace io, però non, mi pare di averlo inteso. Tu sei fiorentina o sei toscana? Sei dove sei? Di Firenze, sì. Fiorentina di Firenze, Fiorentina, fiorentinissima. hai iniziato proprio con la Fiorentina, giusto? Ma in realtà no, ho iniziato con i maschietti quando avevo 6 anni e fino all'età di 15 anni ho giocato sempre solo con i maschi. Che è una cosa che. Per dire la verità, fino adesso mi è sempre capitata. Tu sei la quarta che ho intervistato e sempre, cioè, hanno sempre giocato, diciamo, nel misto, se vogliamo chiamarlo così. Sì, devo dire che le ragazze della mia generazione non esistevano le squadre di calcio femminile, cioè dell'età di 6 anni, 5 anni, il giovanile non esisteva, o se c'erano erano in realtà molto piccole e neanche troppo conosciute. Io personalmente a Firenze ho scoperto che c'era il calcio femminile quando avevo 11 anni, perché me ne parlò il mio mister all'epoca, che mi disse che aveva allenato una squadra di calcio femminile, ma altrimenti io neanche sapevo che ci Dove fosse. ci sei rimasta? Sono curiosa. Quando ti ho detto questa cosa, ti sei sorpresa favorevolmente? Ti ha Sì, colpito? sono Te rimasta colpita. Poi lui mi raccontava un sacco di storie, mi ha anche portato a vedere una partita della nazionale. E quindi, insomma, lì ho cominciato a sognare, ecco. l'aspettavi? Diciamo che è un sogno che hai coltivato e sei riuscita positivamente a raggiungere queste vette e mi auguro, come dicevamo prima, Andrea, non so se mi senti, ma ti ho perso.
Ecco, perché ti ho detto che eravamo partiti e ti avevo fatto capire subito com'era la situazione. Proprio qui i trapani sono molto utili e molto usati, quindi usano fare dei buchi per terra per migliorare la rete, è la verità, così dicono, però nel frattempo tu vai giù, vai su, com'è. Comunque io sono sceso e sono salito e mi interessava continuare a sapere, speriamo che ce ne diano la possibilità, della tua crescita, ecco, della tua maturità anche calcistica, stavi dicendo, scusami. Niente, quindi stavo raccontando che il mio allenatore, quando avevo 11 anni, insomma, mi parlava del calcio femminile, lì ho cominciato a sognare, ho cominciato a, insomma, ho anche partecipato al torneo delle regioni con l'Under 15 vincendo, quindi insomma entravo un po' più in questo mondo, in questo nuovo mondo, e dopodiché sono entrata in una squadra femminile nel Firenze e sono stata 3 anni nel Firenze, quello che ora è diventato Fiorentina, all'epoca ovviamente non se ne parlava neanche, e abbiamo, il primo anno che sono arrivata lì abbiamo vinto il campionato di A2 e siamo andate in A, quindi insomma ho cominciato bene. La cosa che mi interessa, perché spesso capita, diciamo che cerco di andare anche un po' nel lato umano, se me lo permetti, vedi tu poi, insomma, come hai vissuto dall'inizio questa cosa comunque di una grande diversità, disparità tra femminile e maschile? Onestamente è una cosa normale, perché tu, cioè, te l'aspetti, non hai detto mannaggia, cioè non è possibile una cosa del genere, o sei partita già con quest'idea e hai detto vabbè? Ma onestamente io quando ho iniziato, io giocavo a calcio e spendevo per andare tutti i giorni per andare agli allenamenti con i maschietti. Sono arrivata nel femminile e mi davano forse 200-300 euro, e per me era oro, per me era wow, mi pagano per giocare, per fare quello che amo, cioè per me era, manco ci pensavo che in realtà c'erano i colleghi maschi che guadagnavano milioni, ma per me era scuola. Maschile? Cosa? Seguivi il maschile? All'epoca sì, molto, sì. Okay. Però per me il calcio è sempre stata una passione, quindi per me era andare a scuola e poi il pomeriggio c'era l'allenamento di calcio e il sabato c'era la partita. Quell'epoca non pensavo ad altro. Poi dopo sei andata un po' più su, diciamo, in questo nostro bel paese, come qualcuno direbbe. E sì. Quindi al Fiamma Monza. Questo. Al Fiamma Monza, sì, sono andata a Milano, ho ricevuto una chiamata inaspettata, ne ho approfittato subito perché comunque volevo anche andare fuori di casa, insomma, quindi un po' di libertà dei miei genitori. Sì, anche perché eri proprio ragazza, no? Non c'hai, sì, avevo 19 anni. E poi sei andata all'Inter, è quello che ho... Poi ho fatto un anno all'Inter, sì, è stato un anno di passaggio, devo dire. Mi sono trovata molto bene, poi però per vari motivi non ho... E questa cosa l'ho chiesta spesso, perché è successo tante volte che naturalmente, come mi hai detto tu prima del Firenze, che adesso è Fiorentina, Chi è capitato che stava al Milan, poi il Milan, Alice Kama, l'attaccante giocava al Milan, poi il Milan è diventato, diciamo, nel tennis si dice combined, cioè nel senso che è la stessa squadra del maschile, più o meno, la stessa società. Sì. Adesso, cioè, vedendo che sei stata all'Inter, un po' ti viene la mare in bocca dicendo mannaggia, potevo stare nell'Inter di adesso. Ma è diversa, diciamo, tra virgolette. Per lo stesso motivo per cui ti ho detto prima. No, nemmeno ripensandoci adesso? No, onestamente no, perché se penso che ormai quel calcio bisognava viverlo perché si potesse arrivare al calcio che stiamo vivendo adesso. Se non c'era la nostra generazione che magari viveva
il brutto soprattutto di quelle situazioni, magari non avremmo mai lottato per il cambiamento, ma magari non saremmo dove siamo adesso. Ovviamente, come hai detto, la tua esperienza all'Inter è stato un passaggio, oppure questo è stato un passaggio, nel senso che sono stagioni che andavano, come hai detto tu, andavano disputate pure per cercare di salire anche e far salire anche il movimento, mi verrebbe da dire, perché molti chiamano anche il movimento calcio femminile, se vuoi, no? Poi sei andata anche fuori, no? In America, un piccolo periodo, se non mi sbaglio. Un'esperienza che... Vai, scusami, diversi hanno fatto. È stata, sì, l'unica esperienza all'estero che ho avuto. Sono stata, perché in America il sistema del calcio femminile è molto diverso, loro giocano nel college durante la nostra, diciamo così, regolare stagione sportiva, e durante l'estate hanno un campionato professionistico che va ad aprile, tipo settembre, ottobre, e poi hanno altri campionati un po' più piccoli, che sono fatti apposta per far giocare le ragazze del college quando non sono al college. Quindi io mi ritrovai anche qui una chiamata inaspettata da una squadra vicino a Seattle che cercava una giocatrice europea, e ebbe la fortuna di avere, di insomma, tramite contatti, di essere scelta per questa opportunità, e poi ci sono resa una squadra. Scusami? Che esperienza è stata? No, scusami, sono molto maleducato, mi interrompo. Comunque, che esperienza è stata? Il primo anno molto, molto particolare e molto difficile. Ho giocato in una squadra di Seattle, americana, fatta solo di ragazze americane. Tutto americano, tutto nuovo. Sia il gioco, sia... Poi, ovviamente, io non conoscevo la lingua così bene, quindi anche riuscire a... E adesso, invece... Adesso è diventata praticamente la mia prima lingua. Perché ho visto e mi sono un minimo documentato, diciamo, tra virgolette, qualche video che ho trovato su YouTube, perché tu devi sapere che io un minimo mi documento su questo, nel senso che se è una trasmissione da Musoni dove non posso fare battute e niente, è inutile, secondo me, perché la mia... conduzione tra molte virgolette non è standard, no? Nel senso, quindi ho visto che comunque con l'inglese un minimo te la cavicchiavi. Sì, me la cavicchiavo. Diciamo che l'ho un po' studiato, poi ovviamente 2 mesi e mezzo in America dove... Dicevo te la cavicchiavi perché ho visto poco, sicuramente quando... Se il video fosse stato di 10 minuti, un quarto d'ora, saresti andata benissimo. Perché parlavi anche di una tua passione lì, che è per la cucina, quello che ho sentito. Ah, sì, sì. Ne parleremo dopo, però. Voglio sapere di questo video, perché non ho idea. Cose, forse ti avranno iniettato qualcosa che ti sei persa un attimo. Fare un controllo. Comunque, poi sei tornata in Toscana, giusto? E poi arriviamo all'ultima esperienza. Sei tornata in Toscana? Sono tornata e ho smesso di giocare. C'è una pausa di un anno e mezzo che non è scritta nel curriculum, ma esiste. No, quello non mi era giunto. Insieme alla lingua non, mi mancava anche questo passaggio. Vai, scusami. E come mai questa scelta? Perché ero rimasta molto amareggiata dal mio ultimo anno di calcio in Italia e dal fatto che... che era un periodo molto difficile a livello calcistico in Italia. È stato proprio il momento in cui stava andando giù poco prima di risalire, e non avevo trovato opportunità, e visto che non si vive di calcio ho dovuto decidere, diciamo così, di lavorare. Quindi un allontanamento che però poi si è fatto sentire, quindi ho dovuto ricominciare, ovviamente. Però qua dobbiamo cercare di andare più nel profondo. Ecco. La cavi, ovviamente. Quindi, nel senso, come è stata la cosa bene? Cioè, cosa ti ha fatto ripensare, di tornare? Quanto ci hai messo per dire ok, prendo una pausa? Queste cose mi interessano, quindi decidi tu quello che dirmi. Vuoi dire pure una stupidaggine, però dobbiamo farla passare per vera, quindi va bene, mi impegno.
Allora, il fatto è che comunque lavorando, io lavoravo come team manager un po' tutto fare in una squadra americana che portava ragazze italiane a fare il campionato che avevo fatto anche io in America. Quindi io comunque nell'anno e mezzo in cui sono stata ferma sono stata sempre in America per lavorare e per seguire la squadra. Il secondo anno lavoravo in una cucina, in una gastronomia, e incontrai una persona che mi iniziò a parlarmi di un progetto di una squadra a Firenze, un imprenditore che voleva fare questa squadra, voleva salire in Serie A in 4 anni, dalla Serie D alla Serie A. E io mi ricordo che la prima cosa che gli dissi a questa persona fu che questo imprenditore secondo me era pazzo. Proprio perché in quel momento il calcio femminile non aveva assolutamente nessun futuro. E invece niente, invece lui continuava a tornare a parlare, a parlarmi di questa cosa, e io andai in America di nuovo quell'estate a fare il team manager, però passai tutta l'estate ad allenarmi con la squadra, e quando tornai decisi di abbracciare il progetto del Florenzia. E quel piede è fatato, l'abbiamo rimesso in campo, e, che è il mancino. Che è il mancino. Quindi mancino e 10 in una squadra che adesso andremo a dire. Poi dall'altro, la squadra dove sei stata tu, hai detto, che è il Florenzia, giusto? Sì. Dovrebbe essere adesso Sampdoria femminile. Sì. Ok, vedi, un minimo qualcosa ho studiato. Hai fatto i compiti? Ho fatto, eppure pensa che non dovrebbe essere il periodo, però ci siamo trovati in questa situazione lo stesso. Stavo dicendo, mancino e 10 in una città dove questa maglia pesa, mettiamola così, no? Sei passata da Firenze a Napoli, e diciamo dall'inizio alla fine, mettiamola così, al presente, poi dopo fine, una cosa molto lontana. E che differenza c'è, come vivono la piazza, come vive il calcio, soprattutto il calcio femminile, perché tante volte si dice come vive il calcio, poi magari c'è una città che dà più peso al femminile e una città che ne dà meno. Quindi, secondo te, dove hai trovato differenze? Cioè, quali sono le differenze? A Napoli il calcio è l'aria che respirano, che sia noi quest'anno in particolar modo eravamo a Pozzuoli, non proprio a Napoli ma a Pozzuoli, e non si poteva andare in giro perché era sempre ma quando mi dai la maglia, ma allora vieni a prendere il caffè, ma vincete, ma perdete, o pareggiate, anche perché si può anche Pochi. Il femminile c'è anche il pareggio, lo diciamo, perché vai, e quindi che ti sei trovata molto bene? Sì, no. Devo dire che sì, io sono fiorentina, quindi puoi immaginare che i fiorentini e i napoletani sono molto diversi, però già l'anno scorso sono arrivata a Napoli e sono rimasta subito entusiasta sia della città, che è bellissima, sia delle persone che sono delle persone fantastiche. In generale sono delle persone fantastiche, sono persone molto passionali e di cuore, che genuine, che ti danno tutto. Quindi. E invece, per quanto riguarda il futuro, obiettivi, che cosa mi dici? Futuro non lo so, è ancora un punto interrogativo, adesso sto cercando di rilassarmi un pochino. No, allora fai una cosa, forse peggiore o migliore, vedi tu, insomma. I sogni ancora, quali sogni hai ancora, se ne hai? Penso di sì. Giocare all'estero, in un campionato professionistico all'estero, molto semplicemente. Campionato tedesco? Potrebbe essere portoghese, irlandese, chissà. Pure irlandese, perché no? Poi da Napoli all'Irlanda sarebbe un salto, Firenze, Napoli, Irlanda, tutte cose ben diverse che fanno curriculum, ecco, quelle fanno sicuramente curriculum.
Perché tu adesso stai in Germania. Adesso sono in Germania, sì, a fare un po' di vacanza. Stai in Germania e stai con la tua compagna di squadra, peraltro. Sì. È infortunata, ha bisogno della fisioterapista e del personal trainer per riprendersi. Anche della cuoca, forse. Anche della cuoca, sì. Anche della cuoca. Ah no, adesso ti dico del video, perché siamo arrivati più o meno, perché era un video, diciamo, nella quale sponsorizzavate anche un pochino, nel senso che era una ci stava un dirigente del Napoli. Ok, sì, ora ho capito. Ci stavi tu e ci stava Vivien, mi sembra, giusto? Sì. Ok, vedi, un qualcosa ho fatto e mi sono ricordato anche. Quindi lì ho visto che cucinavi e facevi cose. Quindi, insomma, parlavate anche di come si era trovata, non si era trovata a Napoli. No, anche questo te lo voglio chiedere, sono curioso. Cioè, come si è trovata a Napoli? Dici Vivien? Bene. L'avevo detto alla francese. Molto bene, sì. È poco tedesca lei, non si direbbe tedesca. È molto più napoletana dei napoletani. Imparerà bene l'italiano, mi sembra ancora, manchi un po', poi la incasteremo anche a lei. No, l'ha imparato, piano piano l'ha imparato anche quello. Imparato, poi apprezza molto il cibo, quindi a Napoli ovviamente ti trovi bene. Insomma. Che poi tu il cibo, come dicevi, tu hai qualche difficoltà nel digerire, se non mi sbaglio. Io sono intollerante al glutine, sì. Sì, te l'ho lasciato dire, lo sapevo, ma ho detto vabbè. E quindi che cosa ci consigli? Dimmi una cosa che ti viene particolarmente bene. Cos'è che ti viene particolarmente bene? Perché io devi sapere, pure io sono molto appassionato. Qualcosa che mi viene particolarmente bene, un po' tutto mi metti in difficoltà. No, una cosa allora che ti piace di più e che fai, dai, su. Il pane. Nonostante la farina senza glutine non sia la stessa cosa che quella normale. E che farina utilizzi? Sono delle farine di riso sostanzialmente con l'aggiunta di quello di sostituto del glutine. Sì. No, quelle non mi dispiacciono nemmeno a me, devo dire la verità, ogni tanto mi cimento. E niente, pure questa l'abbiamo passata. E Vivien l'ha un po' imparata a cucinare o no? Perché da quello che vedevo, non so se è come hai imparato come l'italiano o... No, penso che sia molto contenta se cucino io, quindi lascia perché fare. Guarda, io devo dirti la verità, l'ho vista nel video che tu facevi un dolce in tazza. Sì, no? Sì. Però. E lei a un certo punto, alla fine, giustamente, non dico per farsi bella, perché effettivamente il suo tocco è stato proprio un tocco, però è così il caso di dire. A un certo punto, mentre tu fai cose, dici ho fatto tutto, devo finire, lei a un certo punto prende il cucchiaino e gira. Dici io qualcosina ho fatto, se non mi sbaglio. Quindi lei è ancora rimasta a carissimo amico, praticamente. Sì, più o meno sì, però va bene così, non ha bisogno. Va bene, forse poi carissimo amico, se non altro sono due parole semplici italiane, almeno quelle ci è arrivata, per quanto riguarda la cucina nemmeno quelle forse. Comunque ne parlavamo prima, volevo farti una domanda. E si è sparito di nuovo.
È una vitaccia quella che dobbiamo vivere e passare per questi 40 minuti anche insieme. Pensavo di... ma non lo so. Quindi vediamo, vediamo. Comunque, adesso mi senti? Ora sì. Oh, perfetto. Non perdiamoci in chiacchiere, allora, anche se dobbiamo perderci in chiacchiere. Quindi dicevo dell'iniziativa della Germania per quanto riguarda il Bayern Monaco e l'Allianz Arena. E dopo ti parlo un attimo dell'Italia, se hai seguito un qualcosina, sono curioso. E che ne pensi di questa iniziativa del UEFA? Abbiamo deciso di non entrarci per non anche quel poco di speranza che abbiamo nel professionismo femminile, quindi non andiamo a comprometterla. È una bellissima iniziativa dal mio punto di vista, come è una bella iniziativa il fatto che Neuer stia indossando la fascia arcobaleno invece quella che insomma dovrebbe indossare ufficialmente. È un bel messaggio quello che vogliono mandare, sicuramente. Aveva un'utilità, secondo te, era molto importante come cosa? Che portata poteva avere, secondo te, effettivamente? Vabbè, penso che tutto il mondo guardi gli europei, quindi insomma vedere l'Allianz Arena illuminata in quel modo... Poi fa il paio, diciamo, con l'Ungheria, che è molto aperta. Queste cose è molto aperta, quindi che comunque fa dei passi avanti, poi ne fa 3-4 indietro, fa così, no? Poi insomma, cioè, vige una democrazia straordinaria. Questo adesso mi verranno sotto casa, devo uscire, incontrerò qualcuno che non so come la penserà. Comunque, chiudiamo con l'Italia allora. Intanto ti chiedo dell'Italia femminile. Cosa ne pensi? Che punto siamo secondo te? Quanto siamo lontani dal competere? Io dico, pensa quanto siamo lontani. Pensa come sto messo. Comunque, quanto siamo lontani dal competere a livello internazionale, ancora di più rispetto all'ultima esperienza molto positiva e che anche ha fatto da traino un po' al movimento? Non siamo lontanissimi, sicuramente deve crescere il livello del campionato italiano, che penso sia il gap più importante che ci separa magari dalle nazionali più forti. Una Juventus che gioca tutto l'anno nel nostro campionato e poi deve andare a incontrare il Lione in Champions League, ovviamente fa fatica. E questo un pochino si riflette anche nella nazionale. Però, insomma, sia agli europei sia nelle ultime amichevoli, nelle ultime partite che abbiamo giocato, stiamo dimostrando che il livello si sta alzando e che siamo sempre più competitivi. C'è qualche ragazza che ti piace particolarmente all'interno, diciamo, cioè sicuramente ti piaceranno in tante, però all'interno dell'11 della Bartolini, anche del 20, insomma, poi a seconda di quelle che sono le recent collapse. Giuliano sicuramente straordinario. Io stravedo. È difficile non stravedere per lei. Una di quelle che ha più o meno l'età mia e sembra che c'è, non so, una decina di meno forse. Sì. Io sembro particolarmente più grande, quindi da questo punto di vista un po' cozziamo, però sono perfettamente d'accordo. Non servivo io, però è una delle mie preferite anche. Diciamo, nazionale però che ha molti elementi che si sono mossi sul mercato. Non so se hai avuto modo un pochino di seguire la Juventus come ha spostato, però insomma ti chiedo della Giuliani nel particolare, no? Che tu sai. So solo che ha cambiato. Sai dove è andata? Sei andata a Milan? Questo chiedevo. Era più semplice del previsto. È interessante, ma secondo me sarà anche divertente. Se cambiano un po' le cose, sarà anche divertente, perché vedere sempre la Juventus che vince non è divertente. Infatti, secondo me, mi perdonerà la Gorenciova se dico questo, però comunque Giuliani è un portiere a livello, secondo me, proprio mondiale, no? Se vuoi. Quindi, internazionale, dai, che comunque... Assolutamente. Quindi vedremo un po' il Milan, quanto cambierà grazie a questo passaggio. E poi Cosa? Vai, scusami, ti ho interrotto.
No, no, dicevo semplicemente che ha sicuramente tante esperienze da portare alle sue compagne, quindi insomma, anche solo per quello sarà un acquisto molto importante. Poi ne ho parlato spesso, sono tantissime squadre che sembrano poter essere competitive o comunque puntare a grandi risultati l'anno prossimo, no? Nel senso l'Inter con il nuovo allenatore che insomma la Guarino, no? Sì, e voglio dire, non la devo presentare io, non la devi presentare nemmeno tu, per quanto tu sia molto più colta in questo di me, diciamo che poi lei è stata, tra virgolette, vittima del cambio di ciclo della Juventus, chiamiamola così, tra molte virgolette. Poi c'è, abbiamo detto, Inter, Juventus, Milan, anche Roma, se anche vuoi. La Roma ha sempre avuto un bellissimo gioco e anche delle giocatrici importanti, quindi quest'anno la classifica non ha reso merito al suo gioco e alla qualità della Roma. Hanno fatto un buonissimo campionato, un girone di ritorno, e secondo me possono fare molto di più. Da un certo punto in poi praticamente non hanno più perso. Sì, hanno perso soltanto nel girone di ritorno, hanno perso solo con la Juventus, mi sembra, e pareggiato con noi all'ultima. E io volevo arrivare proprio lì, così chiudevo un po' il cerchio. A parte che mi è dispiaciuto, dico la verità, perché io si sente molto... Non so se si sente più io che sono romano o tu che sei fiorentina, non lo so. comunque io lo posso ancora dire perché non conto una cicca, non so se si può dire. E però la Roma mi è particolarmente simpatica, diciamo, in Serie A. E quindi mi ero affezionato molto alla Bavagnoli. Il fatto che se ne va mi è un po' dispiaciuto, devo essere sincero. Comunque, anche se rimarrà in società. Parlavamo, quindi, introducevi anche tu questa stagione, che vogliamo commentare un pochino in breve, perché ti sto tenendo tantissimo e me ne scuso, del tuo Napoli, che è una città che a me pure piace da morire, devo essere sincero. Diciamo, la mia e dove stai tu sono due città bellissime. Pure Firenze, ovviamente. D'accordo, sì. Però dimmi come è stato anche un po' il cambio alla guida, cioè che benefici vi ha portato anche questo? È stato un anno molto difficile. Sicuramente ha portato entusiasmo, il nuovo mister ha portato entusiasmo che mancava, cominciava a mancare. Ha portato un po' più di serenità, si è rafforzato il gruppo. Abbiamo trovato la prima vittoria, che penso anche quella contro il Bari, che anche quella ha fatto molto allo spirito di tutta la squadra. Sì, poi insomma 10 punti nelle ultime otto partite gli hanno fatto un po' cambiare rotta, no? Secondo me da questo punto di vista. Sicuramente. Sì, volevo scoprire un po' l'acqua calda. E quindi proprio un pari con la Roma, no? Mi pare. È stato sì, finisce la partita un pari con la Roma, una partita molto interessante. Il mister prima della partita ci disse che di solito l'ultima partita del campionato riflette tutto l'andamento della stagione, e per noi è stato effettivamente così, perché nel primo tempo 2-0 per loro, oddio, mettiamoci le mani in testa, e poi invece no, ci siamo riprese, quasi quasi vinciamo, insomma. Mi dai un'opinione, diciamo, a livello, per quanto tu possa dire ovviamente, a livello umano del mister, perché sembra una persona, dammi un aggettivo, quello che scegli tu, di quello che puoi dire, mettiamola così, spontaneo, com'è, ti dice quello che pensa? Sì, quello sicuramente, spero. lo trovo molto genuino, così come lo vedi. Volevo dirtelo prima, non mi è venuto in mente. E niente, la cosa che ti vorrei chiedere adesso, tanto per un po' per concludere, perché tra problemi vari, eccetera, ti ho massacrato più del previsto, e il futuro, dicevi giustamente tu, di giocare il più possibile. Però dopo cosa pensi? Dopo sono aperta a tutto e sto studiando. Facciamo la gioca del Napoli? Non lo so.
chissà. Potrebbe, perché no? Perché lo so. Se succede, succede. Vabbè, dammi qualche pista, tante, scegli tu 4, 5, 6 e poi basta. non ti chiedo, vai tranquilla che non ti tengo oltre, però dimmele e basta, giochiamoci queste fiche. In questo momento sto studiando un master in sport marketing e sponsorship. E, diciamo, per rimanere nello sport in un futuro, però, come hai capito, mi piace molto cucinare, quindi non è che non mi veda dietro ai fornelli, ecco. No, noi ci auguriamo tutto il meglio, ovviamente, tutto il meglio, e continueremo a tifare da qui, e io ti ringrazio molto. Ti auguro. Ti voglio dire solo una cosa: l'Italia come la vedi maschile? Non si dice. I napoletani sono molto superstiziosi. Come l'hai vista? Come l'hai vista? Molto bene. Okay. Come l'hai vista si può dire, vedi, però ho capito subito come sarebbe andata a finire la cosa. Speriamo il più lungo, sia il tragitto più lungo possibile. Mettiamolo così. Speriamo, si può dire. Certo. Ok. Incrociamo le dita, ti auguro buona serata, stavolta ti lascio veramente. Grazie mille per essere intervenuta con noi, e spero magari in un secondo momento poi di riaverti, chissà, se non ti sei troppo annoiata. Va bene, grazie a te.